però devo dire che non sto valore non ti va. Sì, fosse importante in una città come, anche come Crotone, piccola come Crotone, cercare di diffondere un messaggio fondamentale per una civiltà che si reputa tale, che sarebbe, non c'è differenza. In Piazza della Resistenza si sono incontrati alcuni cittadini per dire no al razzismo, dopo il fatto di cronaca che ha colpito l'America con l'uccisione di George Floyd. Con poco si è organizzata una manifestazione con cartelli, megafono e l'organizzazione di Chiara Pugliese, una crotonese che da tanti anni vive a Londra e che tornando nella sua città ha deciso di manifestare contro il razzismo per unire e per incontrare anche l'Arci di Crotone che da tanti anni lavora con questi ragazzi. Sono qui oggi, sto cercando di mettere più gente vicina possibile perché penso sia una... quella del razzismo purtroppo una tematica che non dovrebbe nemmeno esistere più nel 2020, che però purtroppo esiste. Diciamo che il motivo per cui ho deciso di fare questa cosa inizialmente è perché mi ha fatto male veramente nel cuore a me come persona, come Chiara Pugliese. E quindi pensavo che magari fosse opportuno anche in una città piccola come questa sensibilizzare le anime il più possibile e cercare di mandare il messaggio come stanno facendo in tutto il resto del mondo, che siamo tutti uguali, che il colore della pelle non dovrebbe essere motivo di discriminazione. E che la pace dovrebbe governare, che la giustizia soprattutto dovrebbe governare per tutti. Diciamo che la morte di George Floyd penso sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi sono chiesta anche tante volte tutto questo sarebbe successo nel mondo, tutte queste proteste e manifestazioni, se non ci fosse stato un video di quest'uomo che purtroppo è stato brutalmente ucciso dalle forze della polizia. Non lo so, ma so solo che questo video purtroppo è stato visto dal mondo intero e il mondo intero penso sia adesso stanco, non ce la fa davvero più a sopportare questi abusi che sono abusi sui neri, ma sono dolorosi vedere da parte dei bianchi, è doloroso anche vedere che noi stessi siamo quelli che stanno facendo questa guerra contro di loro, fa veramente male. Chi è il diverso? Il diverso è tutto ciò che principalmente penso sia molto intima come domanda. Diverso è quello che è diverso da me, è diverso da lei, è diverso da lei. È qualcosa che nel quale magari non ci riconosciamo completamente. E capisco che nel profondo dell'anima l'uomo ha insita una sorta di paura, di timore. Ma penso che in realtà quello che dovremmo fare è cercare di aprire le nostre vedute, cercare di essere curiosi nei confronti di chi è diverso e cercare anche di essere orgogliosi, di imparare il più possibile da chi sembra diverso da noi, ma poi in realtà non sono diversi, nessuno in realtà è diverso, all'interno, dentro di noi siamo tutti uguali, abbiamo tutti le stesse paure. Amiamo, tutti quanti abbiamo dei sogni, tutti quanti abbiamo soprattutto speranza. Perciò io penso che questa lotta contro il diverso sia assolutamente... non dovrebbe esistere. Cosa si aspetta dai cittadini di Crotone a questo punto? Allora, io mi aspetto semplicemente di in qualche modo di dimostrare che i cittadini qua a Crotone sono sensibili a questo tema, che ci sono, che ci siamo, e che in piccola piccola parte forse anche noi possiamo dare un contributo al mondo per essere un posto migliore, e lo credo veramente. La domanda è molto semplice, la città di Crotone si può definire razzista? No, non abbiamo mai avuto questo tipo di sensazione, anzi è una città che di solito ha saputo accogliere lo straniero in modo adeguato, però ci fa piacere essere presenti qui perché abbiamo comunque una sensibilità su questo tema e siamo rimasti davvero colpiti da quello che è successo e continua a succedere negli Stati Uniti. Sempre riguardo la città di Crotone, specie nel periodo del lockdown, com'è andata l'assistenza? L'assistenza è proseguita con le difficoltà legate al pericolo dell'epidemia, quindi i volontari comunque si sono fatti carico di proseguire nel rispetto dei protocolli sanitari. Chi è il prossimo? Il prossimo è chiunque ti sta vicino e anche noi siamo prossimo in tante occasioni. Ma se dovessimo giudicare quanto è accaduto in America, lei cosa direbbe? È una situazione davvero triste, nel senso quello che vediamo da molti anni e che continua a ripetersi è davvero inaccettabile.
E le differenze che vengono generate nella cultura americana a causa della differenza di colorazione della pelle non possono esistere oggi. Però per chiudere le rivolgo questa domanda. A Crotone vedo, specie nei reparti sportivi, vedo diversa integrazione. I ragazzi di Crotone non vedono il diverso, ovvero il ragazzo africano, cubano, come, o il cinese, il ragazzino cinese. Per loro sono compagni, sono amici. Secondo lei le nuove generazioni come si rapportano a questa tematica? No, sinceramente non ho mai notato nulla di anomalo nella nostra realtà, per cui noto anzi grande amichevolezza, rapporti che si stringono a prescindere davvero dalla colorazione della pelle. E probabilmente è innato da noi, non lo è in altre aree del mondo, ma dobbiamo cercare di far sentire la nostra voce. Che significato assume questa manifestazione in Piazza della Resistenza contro i razzismi? Questa manifestazione non è solo per me, è solo per tutti coloro come me, che loro si chiamano nero, ma in realtà noi non siamo neri, noi siamo marroni, perché in questa parte della vita arrivano qualcuno così, io non è che io sono arrivato così, ho pensato a Dio che Dio, io voglio crescere in questo colore, ma Dio mi ha fatto così. Ma noi siamo lo stesso, insomma, siamo lo stesso. In Italia sono venuti dal corso di come si chiama, con la barca. Sono arrivato qui in Italia 4 anni fa. Quanto è durato il viaggio? Il mio viaggio, se non sbaglio, dura quasi un anno. Perché con quali scorte di cibo e di acqua? Solo questi due. Avevate scorte di cibo? No, così... Così le cose che si trovi è solo queste che devi mangiare, non è che è le cose che è normale come mangi mattina, pomeriggio e sera. Se tu hai trovato un cibo solo per un giorno, solo per un giorno che devi mangiare tutta la settimana, solo questo è troppo duro. E ora in Italia svolgi qualche mestiere? Sì, sto lavorando, sto facendo lavoro con la ACI, come tu hai visto sulla mia mascherina, e loro hanno portato, come si chiama, i ragazzi neri e i migranti benissimo. Se qui serve qualcosa, qualcuno, si deve andare lì direttamente e loro aiutano. Perché sempre loro hanno la porta aperta per tutti i ragazzi colori. Loro non hanno, se tu sei nero, tu sei bianco, se serve aiuto, vai lì, loro aiutano sempre. E vi posso solo dire che sono con voi, che capisco il dolore e capisco la rabbia, perché c'è anche tanta rabbia. Ma questa rabbia va trasformata in amore e va trasformata in cambiamento.